Stamattina a Como, in via Cecilio, i dipendenti del gruppo SCA, fino al 17 settembre scorso concessionaria Mercedes, hanno iniziato un presidio per chiedere certezze sul futuro. A rischio ci sono i posti dei lavoratori di 13 filiali, disseminate tra Lombardia ed Emilia-Romagna, 3 le sedi comasche, Como, Cantù e Mariano Comense, per un totale di 74 lavoratori, 2 quelle in provincia di Lecco, Valmadrera e Merate, ed una a Berbenno, in provincia di Sondrio. Purtroppo la situazione è critica, spiega Massimiliano Corti della FIM CISL dei Laghi. I dipendenti vogliono sapere, dopo il silenzio seguito al blocco della trattativa per la cessione, se si potrà andare avanti mantenendo l'occupazione o se invece si prospetta la perdita definitiva del posto di lavoro. La situazione contingente è molto difficile. Le ultime proposte della proprietà sono parse insufficienti, aggiunge Corti. La comunicazione di voler pagare il 25% dello stipendio di novembre, precedentemente saldato per metà, non è parsa congrua ai dipendenti, anche perché in ballo ci sono poi la tredicesima e la retribuzione di dicembre. Il presidio andrà avanti a oltranza, fino a quando non si avranno spiegazioni e notizie certe sul futuro, conclude il sindacalista. Si va verso lo stop totale di tutte le attività, salvo alcune residuali. Purtroppo non è più possibile nemmeno far ricorso agli ammortizzatori sociali, in passato già utilizzati al massimo. Grazie.